Dopo il debutto in centro città l'8 dicembre, la Corriera della Musica, che per la città dei Balocchi si trasforma nella Corriera di Natale, arriva domani ad Albate, nella piazza dell'ex circoscrizione. Dalle 14.30 le note di Mezzampognaro richiameranno gli spettatori per un grande spettacolo all'aperto sotto l'albero di Natale. Alle 15.30 si accenderanno le luci e dal palco allestito sul tetto della Corriera i bambini del coro Musica e Fantasia intoneranno per circa un'ora i canti di Natale attraversando l'intera tradizione canora. Poi un momento di pausa per una merenda a chilometro zero preparata dalla cooperativa sociale Il Biancospino, il cui ricavato sarà destinato alle attività di prevenzione e promozione giovanile svolte sul territorio, e gran finale con gli artisti di strada. Al Broletto debutta l'attesissimo Trenino dei Balocchi, domani e domenica dalle 10 alle 17.30, ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il magico mondo dei treni giocattolo arriva alla città dei Balocchi, che ospita la mostra La Storia in Carrozza, accompagnata dall'esposizione di plastici in movimento. Nei due giorni la magia del mondo dei trenini diventerà realtà grazie all'associazione Italian Lego Users Group, che realizzerà al Broletto città e trenini Lego. Domani, Open Day dell'Associazione Antonio e Luigi Palma per la cura del dolore Onlus, dalle 15 presso la sede di via Vitani 13 a Como. Il programma prevede una piccola mostra di presepi allestita nel cortile e un laboratorio gratuito di origami per bambini. Sempre domani è prevista una speciale performance di danza che animerà alle ore 11 Piazza Volta, a cura di Casa 420, comunità per persone con disagio psichico di Valmorea. A tutto questo si affianca il Natale in divisa con le forze dell'ordine e tutte le altre attività per grandi e piccoli.